L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Da Rita Severina Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera ai nostri telespettatori e bentrovati a questa nuova puntata del 60 News. Oggi parleremo di musica con il nostro ospite in studio, il musicista Bruno Ferrò. Benvenuto Bruno. Ciao Flavia, grazie di avermi invitato. Tu è da tanti anni che fai musica, è da tanti anni che ti dedichi fortemente al mondo musicale. Cosa ti ha spinto ad avvicinarti a questo mondo, a questo universo? Come nasce questa tua passione? Beh, come tutte le passioni che nascono e durano per tantissimi anni, è una passione nata da bambino. In particolare io associo sempre alla nascita della mia passione 5 avvenimenti molto, molto importanti. Come premessa c'è da dire che io sono un musicista fondamentalmente rock, che però ha una forte impronta anche cantautorale. E questi due miei mondi, così apparentemente diversi, così lontani, si sono fusi durante questi 5 avvenimenti che sono avvenuti più o meno quando avevo l'età di 10-11 anni. E gli avvenimenti sono questi. Per quanto riguarda il rock, io ricordo che il fuoco sacro si accese una volta che ero con un mio cuginetto, che un po' più grande di me, che mi fece ascoltare alcuni pezzi tratti da un album live di Luciano Ligabue. L'album si chiamava Su e giù da un palco, e due pezzi che mi colpirono da morire furono Buon compleanno Elvis e A che ora è la fine del mondo. Per me è un universo totalmente nuovo, un universo sconosciuto. Allo stesso modo mi colpirono altri due pezzi di un altro gruppo rock italiano famosissimo, secondo me il più grande di tutti, che sono i Litfiba. Sempre in quegli anni, si era nel 96-97, usciva un album molto importante che si chiamava Mondi Sommersi. E da quell'album io ascoltai, sempre con un altro mio cugino, sempre più grande di me, quindi in questo caso la famiglia ha giocato un ruolo determinante, un pezzo che si intitolava Ritmo. E mi colpì moltissimo la voce di Piero Pelù, la chitarra di Ghigo Renzulli, e da lì nacque l'amore per questo suono distorto della chitarra elettrica e decisi di imparare a suonarla.
Iniziai a strimpellare così all'inizio presso una maestra per rendermi poi conto che in realtà non ero tanto inquadrabile nel circuito didattico, volevo più sperimentare da solo, volevo mangiarmela quella chitarra, per cui molto presto abbandonai gli studi chitarristici e iniziai a lavorare sullo strumento da autodidatta, con, devo dire, dei risultati soddisfacenti, perché il mio orecchio soprattutto si esercitò moltissimo e oggi riesco molto bene a riconoscere una composizione, a saperla riprodurre, a muovere facilmente le mani sul manico. Gli altri due avvenimenti che riguardano il mondo del rock costituirono la svolta verso non più il rock italiano, ma verso, diciamo, delle sonorità più heavy metal, più hard rock. E questi due avvenimenti sono da inquadrare qualche anno dopo il mio inizio di studi sullo strumento, perché il classico amico del paese più grande di te, molto più grande di te questa volta, scopre che tu ascolti Litfiba e ti dice: ma che ascolti a fare Litfiba? C'è un gruppo rock molto migliore che si chiama Iron Maiden. Allora io, totalmente digiuno di cultura, diciamo, esterofila in fatto di musica, mi feci prestare quel disco e anche un altro disco dei Guns N' Roses. Il disco degli Iron Maiden si intitolava Live After Death ed era praticamente una registrazione di un concerto live degli Iron Maiden, mentre quello dei Guns N' Roses si intitolava Appetite for Destruction. Flavia, ti dico, io inserì questi due CD nello stereo e all'inizio di ciascuna delle rispettive prime canzoni restai letteralmente folgorato. Sì, lì io dissi: l'heavy metal e l'hard rock è quello che a me piace. Per cui il mio indirizzo chitarristico e compositivo, almeno quello rudimentale all'inizio compositivo, si indirizzò proprio verso questi terreni più duri del rock. Per quanto riguarda il cantautorato, l'avvenimento è solo uno, ma da solo vale gli altri quattro di cui ho appena parlato per quanto riguarda il rock. Mi trovavo proprio qui a Roccella ed era, se non sbaglio, l'estate del 98. Mia madre mi portò a vedere il concerto di questo cantautore che io assolutamente non conoscevo, data anche la giovanissima mia età. Ricordo, ero seduto lontano sugli spalti in lontananza e vedevo questo palco quasi dall'alto con questo cantautore seduto sulla sedia con leggio lievemente illuminato da una flebile lampada. Allora partì la musica, partì meglio la base che annunciava l'inizio del concerto, e sentivo questo vociare registrato come se si fosse ad un mercato, come se si fosse in un posto pieno di gente. A un certo punto su questa base registrata partì la voce di questo cantante con una canzone, con una frase che mi scioccò lì per lì. La frase diceva, la canticchio che fa più effetto, diceva: sono la pecora, sono la vacca che agli animali si vuol giocare, sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare. Io avevo 11 anni. Per me quello fu volgarità, fu trasgressione, fu poesia, fu un mistero, fu tutto quello che poi diventò la musica per me. Questo cantautore, in quel momento, cosa ti ha trasmesso quella frase? Mutismo. Io lì per lì non parlai più. È come quando da piccoli si vedeva una scena, come dire, un po' osè in televisione, e c'era quella situazione di incomunicabilità tra il figlio piccolo e i genitori. Mutismo. Poi andando a casa pensai molto a quelle parole, pensai molto a quel cantautore e iniziai a trovare un po' qui, un po' lì su internet alcune composizioni. Questo grandissimo cantautore era Fabrizio De André, che di lì a poco, precisamente il gennaio dell'anno successivo, del 99, ahimè, ci lasciò. Quindi io su De André esercitai un lavoro di riscoperta a ritroso, perché andai pian piano ad ascoltarmi tutti i lavori degli anni 70, 80 e 90 per capire l'importanza della parola nella musica. Cioè, mentre il rock mi aveva dato l'importanza, come posso dire, della musica distorta, di questa botta che ti arriva in pancia e ti sveglia, le parole di Fabrizio De André mi fecero capire
l'importanza della composizione testuale all'interno di una composizione sonora. Certo, il poi successivamente nel corso degli anni hai approfondito lo studio della figura di De André come cantautore e hai affrontato i suoi testi con un maggior spirito critico. Esatto, esatto, proprio questo. Attualmente tu sei leader di due band, sì. Due gruppi, Tulex Bad e Poesia Marginale. Come hai conosciuto i membri dei due gruppi e cosa ti ha spinto a voler lavorare insieme a loro? Allora, parto dai Tulex Bad. I Tulex Bad nacquero perché io vidi su YouTube, totalmente per caso, non ero in cerca di niente, vidi un video di un ragazzo di Roccella. Roccella è il centro di tantissime cose nella mia formazione, che si chiama Federico Placanica ed è un grandissimo batterista noto, insomma, almeno a noi dell'ambiente, noi musicisti lo stimiamo tutti tantissimo. È un ragazzo più piccolo di me che in quel video si presentava su Rai ad una trasmissione condotta da Caterina Balivo, come diciamo giovane promessa della batteria. Era arrivato lì non so con quali canali, ma praticamente fece un'esibizione su Rai 1. Io guardai questa esibizione e rimasi folgorato perché lo vedevo molto vicino a me per quanto riguardava l'universo rock. Allora subito ne cercai i contatti su internet, lo trovai, lo chiamai, gli proposi di fare una band per uscire finalmente dall'idea della cover band che avevo fino all'epoca con altri ragazzi e per buttarci invece nella composizione. Lui accolse l'idea con entusiasmo. A me, a lui si aggiunse naturalmente il mio compagno all'epoca di una vita, il mio compagno musicale, che è Giovanni Romeo, è un ragazzo che invece col quale ho fatto le scuole. E suonava la chitarra benissimo, la suona tuttora sempre meglio, e questo fu il nucleo principale dei Tulex Bad. Alla base, naturalmente, soprattutto con Giovanni, vista la pregressa conoscenza, c'era anche un fortissimo rapporto di amicizia. Per quanto riguarda i Poesia Marginale, la nascita del gruppo con i quali invece faccio cantautorato, la nascita del gruppo è totalmente casuale, è anche molto, come posso dire, divertente. Mi trovavo in un locale ad Ardore Marina durante l'estate e allora a poche ore dall'inizio dello spettacolo che si doveva tenere quella sera di un gruppo che adesso non ricordo quale fosse, il rappresentante di questo gruppo chiamò e disse al proprietario che non sarebbero stati presenti per via di un imprevisto. Allora il proprietario del locale mi vide lì tra il pubblico e mi disse: Bruno, ti devo chiedere un favore, ti prego vai a casa, prendi la chitarra e vieni qui a improvvisare qualcosa per salvarmi la serata. E allora io dissi: guarda, io posso anche farlo, ma ho paura che a tenere 2 ore di spettacolo solo con la chitarra la gente magari si annoia, no? Perché comunque suonare 2 ore solo con la chitarra acustica e cantando può essere, lo ammetto, può essere pesante. Mi disse lui: guarda, chiama chi vuoi, così su 2 piedi, ma gente preparata che riesca velocemente a cogliere le cose che stai suonando e ad accompagnarti. Mi venne in mente il mio anche lì amico e compaesano di Ardore, Antonio Zappavigna, che è un maestro di fisarmonica, maestro nel vero senso della parola, nel senso che è diplomato al Conservatorio di Firenze ed è un musicista di livello assoluto. Lo chiamai, gli proposi questa cosa un po' pazza e accettò. Serviva però qualcuno che suonasse le percussioni. E mi venne in mente un ragazzo che conoscevo da una vita, con cui avevo avuto negli anni passati delle band, e questo ragazzo è Manuel Alvaro. Quella serata andò benissimo e ci venne in mente di ripeterla, sempre con lo stesso stile improvvisato. I Poesia Marginale non sono un gruppo che fa tante prove come solitamente fanno le band. I Poesia Marginale sono 3 amici che si lanciano di serata in serata nei locali a suonare improvvisando, capiscono un po' l'atmosfera che gira nel locale, si sanno sentire anche a vicenda, sanno come stanno quella sera, possono essere arrabbiati, possono essere felici e suonano di conseguenza. Il risultato è uno spettacolo che non è mai uguale a quello precedente né a quello successivo, cosa che a noi diverte tantissimo e che ci fa, almeno a giudicare dal riscontro della gente, apprezzare. Torno un attimo su Tulex Bad per dire che durante il percorso poi il nucleo principale si perse per strada. Sai, quando sei un ragazzo universitario ti puoi permettere ancora un po' di libertà, ma quando poi inizi a lavorare, parlo per tutti i membri, non solo per me,
hai anche delle difficoltà organizzative, motivo per cui i Tulex Bed oggi sono composti da altre persone che sono Mirko Nigro alla chitarra, Gabriele Cortale al basso e Michelino Panetta alla batteria. Quali sono i posti in cui avete suonato e in che occasione avete suonato? C'è un live che ti ricordi particolarmente, che ti ha lasciato qualcosa dentro? Beh, ce ne sono tanti. Proprio prima di venire in trasmissione, un ragazzo con cui suonavo al liceo mi ha scritto: se per caso ti chiedono qual è il concerto che hai preferito, devi dire assolutamente la giornata dell'arte a Reggio, ma non ti so dire la data perché sono passati tantissimi anni, eravamo dei liceali. Lì però mi piacque tantissimo per un particolare molto, molto rock. Io suonando con molta foga mi ferii ad un dito. Di conseguenza, muovendo la mano destra sulla chitarra, fuoriusciva un sacco di sangue che macchiò la chitarra di sangue e la gente andò in visibilio e sembrava proprio uno di quei concerti rock tutto sudore e sangue. Quello me lo ricordo ancora con tanto piacere, ma perché ero piccolo e distorcevo un po' la visione del pubblico, magari lo vedevo più cattivo di quello che più carico di quello che sembrava. Però devo dire, forse le volte in cui mi sono esibito da solista, forse ce n'è stata una che mi è rimasta particolarmente dentro, che è quando mi sono esibito come bando concorso per entrare in un'importante scuola cantautorale di Roma, che è la Scuola Pasolini. Quella è un'esibizione che ho fatto davanti a grossi professionisti del settore, prima fra tutti Tosca. Mi piacque non solo la mia esibizione, perché mi sono divertito davvero tanto, ma mi piacque soprattutto il risultato, perché quell'esibizione mi valse l'entrata nella scuola, quindi fu una cosa molto, molto importante. Qual è il genere che maggiormente influenza il vostro stile come band? In che modo ha inciso sul vostro sound originale? Il genere, per fare prima, io dico sempre che per quanto riguarda i Tulex Bed è il rock, però poi il rock non ha una vera e propria definizione. Il rock è un grande contenitore, sai, è lì dentro, fai prima a dire quali sono i gruppi che più ti senti addosso. Anche però ad un'eventuale domanda posta in questi termini io avrei difficoltà a rispondere, perché sai, ispirarsi, cioè nel senso che mentre componi pensi a qualche gruppo, rischia di farti diventare un clone, rischia di farti copiare il gruppo che di volta in volta prendi nel mirino. Io preferisco, siccome sono unico compositore, sono sempre stato almeno finora unico compositore dei Tulex Bed, posso dire qual è la linea compositiva di questo gruppo, cioè la mia. E dico che non mi ispiro mai direttamente a nessuno. Io mi siedo, imbraccio la mia chitarra, chiudo gli occhi e inizio a suonare. Quello che mi prende mentre suono lo tengo per buono. Stessa cosa nella scrittura. Sicuramente la scrittura, sono molto influenzato, cioè nella scrittura mi influenza molto il cantautorato italiano, anche quando compongo rock. E questo perché le parole hanno un suono. Io ho imparato dal cantautorato italiano che le parole, oltre ad avere un significato, hanno un suono e hanno anche un ritmo. La divisione in sillabe di una parola ti determina la ritmica con cui tu poi quella parola la inserisci dentro un verso. Stessa cosa il suono: noi abbiamo dei suoni liquidi, abbiamo dei suoni gutturali, abbiamo dei suoni aspirati. E ogni suono sta bene o non sta bene a seconda del verso in cui lo metti. Sul testo c'è un impegno, uno studio da parte mia molto maggiore rispetto a quello che magari metto nella musica. Con chi ti piacerebbe collaborare e confrontarti musicalmente in futuro? Di come desiderio, sogno nel cassetto, di persone famose o musicisti? Possiamo parlare di entrambi, sia musicisti che desiderio, sogno allora, nel cassetto. Allora, parlando di persone famosissime, io magari mi piacerebbe duettare col cantante dei Pearl Jam, che si chiama Eddie Vedder. Questo sarebbe una cosa... Perché? Perché è un grande, perché mi piace un sacco la sua voce, perché ha fatto la storia del rock, quindi sicuramente. Nel cantautorato, ahimè, le due persone con cui mi sarebbe piaciuto... Non sono più in vita. In un mondo immaginario non ci sono più, perché uno è Fabrizio De André e l'altro è Franco Battiato, che è mancato relativamente da poco. Invece, per quanto riguarda i musicisti esistenti e anche del nostro, voglio dire, comprensorio, a portata di mano con cui davvero potrei collaborare,
Intanto mi riferisco solo a persone che fanno musica propria, quindi non cover. A me piace tantissimo Spreco, Alfredo Spreco, Spreco è il nome d'arte, il nome vero è Alfredo Serafino, che è un rapper. Mi piace molto, non so dirti cosa mi piace perché è un mondo molto distante da me, ma mi piace come scrive, mi piace il mood che mette nelle canzoni. E poi c'è una band di ragazzi di Siderno che si chiama Heavens Above, di cui apprezzo lo stile, sono molto vicini musicalmente almeno a quello che piace a me. Loro scrivono in inglese, però mi piace il piglio che hanno, in particolare il modo di scrittura di Giancarlo Figliomeni, che è il loro cantante. Lo salutiamo, e con questi due soggettoni non escludo prima o poi di proporre insomma qualche collaborazione. Quali sono le esperienze più significative che ti hanno caratterizzato non solo a livello personale nei confronti della musica, ma che hanno particolarmente segnato la tua vita? Perché? Come esperienza più significativa, in parte per quanto riguarda il cantautorato ne ho già parlato, ed è quella legata alla scuola Pasolini. Lì, allora, per il livello musicale ho già detto perché è stata un'esperienza molto, molto importante. Posso aggiungere a quello che ho già detto questo, che quella era una specie di concorso, anzi non una specie, era un concorso per pochissimi posti, si parlava di 20 posti, per una scuola gettonatissima a livello nazionale. E quindi, a parte l'esibizione, tu avevi modo di confrontarti con musicisti provenienti da ogni parte d'Italia, tutti molto agguerriti, perché comunque il mondo musicale è comunque un mondo dove c'è molta competizione. Sì, cosa che ha rovinato un po' lo stesso mondo musicale, magari ci arriviamo adesso. Lì ho sperimentato innanzitutto confronto con altri musicisti, io non la chiamo competizione, è un termine che purtroppo c'è, come dici tu, ma a me non piace. Possiamo parlare di competizione sana o competizione non sana. In questo caso parliamo anche di competizione purtroppo non sana. Sia come sia, io ho avuto modo di confrontarmi con questi musicisti, si entravano alla volta e ci si esibiva davanti a questa commissione formata da questi professoroni di cui ho detto prima. Considera che in quella scuola insegna Nicolò Fabi, insegna Max Gazzè, è comunque una scuola di assoluto livello. E allora io portai due brani, uno si intitola Strega, che ho proposto già un po' in giro sul web, salvo poi ritirarlo perché ho intenzione di inserirlo come inedito nel mio prossimo lavoro di inediti che uscirà. E poi una canzone che si chiama Odore. Anche questa farà parte del mio prossimo disco da solista. Apprezzai moltissimo il silenzio con cui la commissione mi ascoltò. Fu un segno molto importante. Quando le persone ti ascoltano in silenzio senza distrarsi, vuol dire che in un modo o nell'altro le hai catturate, le hai colpite, quindi questa è sempre una cosa molto importante. Ma questa esperienza, a parte farmi entrare nella scuola, mi insegnò anche come dire, il valore del coraggio, e ti spiego perché. Perché io lì ero entrato come, diciamo, fuori quota, nel senso che il concorso era aperto a giovani fino ai 29 anni. Per i giovani che avessero più di 29 anni bisognava entrare per particolari meriti. Ciò vuol dire che non bastava aver scritto due o tre canzoni carine, dovevi aver scritto due o tre canzoni belle. Io fui l'unico dei fuori quota, chiamiamolo così, ad entrare, e mi piazzai anche undicesimo su 20, il che vuol dire che comunque come risultato c'era da gioire. Quale fu il problema? Il problema fu che dopo mi dissero, al momento dell'iscrizione, che per frequentare la scuola io praticamente non avrei potuto fare nessun altro lavoro, nel senso che la scuola era a frequenza obbligatoria durante tutto il giorno. Quindi io mi trovavo lì a 30 anni a avere il problema di come mantenermi. Cioè, va bene fare 3 anni di scuola e magari avere delle chance per salire di livello, però è anche vero che dovevo fare i conti con la realtà quotidiana del vivere, insomma, quotidiano. Certo, non è stata una scelta facile. Lì ricordo sempre che proprio Tosca in persona mi volle parlare in uno stanzino a parte.
per dirmi proprio questo. Lei cercava di incoraggiarmi, mi diceva: guarda che sono occasioni che non ti capitano più, e io però le dicevo: ho capito, però se poi non va che cosa facciamo? Alla fine decisi di non frequentare e quindi non fui più, diciamo, non fui ammesso alla scuola. Ora il problema è questa esperienza mi ha anche insegnato che ci vuole un po' di coraggio a perseguire i propri sogni, coraggio che poi io ho ritirato fuori subito dopo, lì per lì ebbi un periodo di qualche mese di smarrimento, a livello artistico intendo, non avevo più idee, mi sentivo un po' fuori dal giro, come si dice, però mi ripresi prontamente, ripresi subito a suonare, a scrivere e quindi ce l'abbiamo fatta, ci siamo rimessi in carreggiata. Se tu potessi tornare indietro, cosa faresti diversamente? Comunque gli errori insegnano. Non avrei assecondato probabilmente lo scioglimento del nucleo originario dei Tulex Bed. Non l'avrei fatto perché quel nucleo originario ha composto, ha arrangiato e ha registrato il secondo disco di questa band che si intitola Persi, è un disco del 2016. Ormai un po' datato, ma è un disco che invito insomma chiunque ad ascoltare, mi darà ragione, è un disco che aveva delle idee buone, è un disco che aveva delle idee per cui valeva la pena migliorarsi, valeva la pena continuare a scrivere e quelle idee erano venute fuori dal contributo di quei quattro ragazzi dell'epoca, quattro ragazzi che poi, come posso dire, ebbero un po' di paura si presentò l'occasione all'epoca di partire un po' per l'Italia, a girare e suonare la nostra musica. Il problema era che questa occasione si presentò a somma zero, nel senso noi non avremmo guadagnato niente da questa esperienza, perché l'organizzazione con i locali e con tutto il giro che bisognava fare prevedeva questo, cioè tu ti fai vedere, noi ti diamo l'occasione, diciamo, nei locali di far vedere, di far ascoltare la tua musica, però sii buono, non ci chiedere niente in cambio, ok? Lì il gruppo si spaccò perché io volevo partire, gli altri erano un po' titubanti perché dicevano che comunque era un rischio stare in giro, perdere occasioni magari lavorative in altri settori e poi restare con un pugno di mosche. E quindi lì io alla fine assecondai questa linea, fui d'accordo anche io con gli altri, alla fine ci convincemmo a vicenda che bisognava un attimino desistere, però oggi mi pento, quello secondo me è stato un errore perché si era nell'età giusta e anche col bagaglio musicale giusto per provare, come si dice, a sfondare. Parlando di musica, comunque non possiamo prescindere dall'argomento pandemia, perché il settore musicale, il settore discografico sono stati tra i settori più colpiti in questo periodo, però molti artisti si sono reinventati, basti pensare anche a Zucchero, se vogliamo fare un esempio, che ha pubblicato sui social dei video in acustico che hanno poi dato vita al suo nuovo album. Voi come avete sfruttato questo periodo? Ma allora, io come ho sfruttato questo periodo, nel senso che sai bene che soprattutto nella nostra realtà i live hanno subito una totale battuta d'arresto. Questo per un gruppo soprattutto come i Tulex Bed, che era abituato a fare concerti in cui la gente si scatenava, visto il genere rock che proponiamo, ha significato praticamente un annetto e mezzo di silenzio. E cosa è successo? Io praticamente in questo anno e mezzo ho ripreso alcune composizioni vecchie che avevo lasciato da parte, ne ho scritte di nuove, ne ho fatte di nuove e alla fine col materiale in mano mi sono reso conto che era un materiale maturo, che era un materiale abbastanza valido e ho deciso di registrarlo professionalmente con l'aiuto di Carmelo Scarfò e del suo Nunu Lab, lo studio di registrazione che c'è a Mammola. Carmelo Scarfò è il bassista ex bassista di Mimmo Cavallaro e attualmente di Cosimo Papandrea, ma anche degli Scarma, insomma è una persona con un'esperienza gigantesca. E proposi questo materiale a Carmelo Scarfò, che mi disse: è un materiale che può avere delle chance, registriamolo in maniera professionale, missiamolo, masterizziamolo e poi pubblichiamolo. Ora, io questa sarà un'uscita che ancora non ho fatto perché sto pianificando il classico videoclip per il lancio del primo singolo di questo disco, quindi prima uscirà il singolo, il videoclip e poi uscirà il disco, ma questa uscita sarà la mia prima uscita da solista.
perché non avrebbe avuto senso pubblicarlo come band, come Two Legs Bed, dal momento che comunque è tutto materiale esclusivamente mio, sul quale non mi sono confrontato con nessuno, ma che ho fatto venire fuori di getto, quasi con rabbia. Erano cose che io volevo dire, volevo esprimere in ogni modo, e quindi alla fine su quel disco ci sarà solo il mio nome. Però è una sfida, è una cosa che io prendo come una sfida. Mi sono reso conto che è anche molto importante sapersi proporre da soli a livello individuale. L'epoca delle band, dei gruppi in generale, dico, salvo qualche rarissimo caso, penso stia finendo, e quindi forse la scelta di uscire come solista non poteva avere un momento più tempestivo e più adatto di questo. Certo, le decisioni importanti da prendere comunque si legano a doppio filo alle occasioni che si presentano. Cosa ti ha aiutato a non perdere l'orientamento? La passione. La passione che ho per la musica. Sai, la musica per me non è mai stato è stato sempre un modo di parlare, un linguaggio alternativo. Un modo di esprimersi. Esatto, non ho mai considerato di imparare a suonare la chitarra per arrivare a diventare qualcuno. Naturalmente questo è un sottopensiero che c'è in ogni musicista e che rappresenta l'obiettivo, magari non confessato, di moltissimi. Nel mio caso questo obiettivo c'è naturalmente, ma diciamo, non voglio dire secondario per non fare il falso modesto, però quello che più mi preme, quello che più mi piace nella musica è questo senso di catarsi che ti dà, soprattutto che ti dà la composizione. Io quando mettevo, a volte nella mia vita ho avuto, come tutti noi, dei momenti molto difficili che non riuscivo in nessun modo a superare. Sarà un caso, ma il momento in cui ho superato tanti di questi momenti è stato quando ho messo il punto sul foglio bianco dopo aver scritto tutto il testo. Alla fine io arrivavo, mettevo il punto, avevo in testa la musica, iniziavo a suonare la canzone per vedere se il testo girava bene nella musica, e quando questa alchimia si combinava in maniera armonica, in maniera efficace, io mi sentivo liberato anche da quel problema che magari mi aveva portato a scrivere. Quindi direi passione, poi la funzione catartica che ha la musica, e anche l'impegno, perché mi piace cimentarmi in sfide sempre, sempre diverse. Ci puoi dare giusto qualche anticipazione sul tuo disco che uscirà a breve, e qualche consiglio comunque da dare anche ai giovani che vogliono intraprendere la tua stessa strada? Anticipazioni sul disco, posso dire questo: è un disco misto, nel senso che io per la prima volta ho cercato di fondere queste due anime che mi tormentano, quella più rocchettara e quella più cantautorale. È un esperimento che non so se è riuscito, lo dirà la gente ascoltando le mie composizioni, però è stato un esperimento che volevo fare assolutamente, perché io alla fine sì, sono Bruno Ferrò, però non ho mai pensato che questi due mondi che tanto mi hanno affascinato e che tanto mi hanno formato dovessero per sempre, per tutta la mia vita, rimanere distinti. Quindi ho assolutamente tentato di unirli. Il risultato è magari che ci saranno dei pezzi parecchio duri in cui il testo invece è parecchio poetico, parecchio duri musicalmente intendo, in cui il testo è particolarmente poetico, o viceversa ci possono essere dei pezzi molto dolci come musica, ma su cui il testo invece è molto spinoso e parla di tematiche abbastanza anch'esse dure. Quello che affronto nel mio disco è principalmente il disagio comunicativo, relazionale, in cui siamo immersi ormai da decenni, e questa difficoltà di intendersi, questa difficoltà di tenersi, e quindi è un disco da questo punto di vista anche sofferto. Quanto invece al consiglio da dare ai giovani, ora con una battuta potrei dire non lo fate, ma non lo dirò. Quello che dico è: iniziate a suonare per divertirvi, quindi se sentite di essere attratti da uno strumento, dalla musica in generale, coltivate questa passione, dite a mamma e a papà di pagarvi un insegnante.
a patto che non rimaniate incanalati nella didattica e nella tecnica, perché questo vi porta a essere uguali a un milione di altri musicisti. Quello che dico è, dopo aver imparato i rudimenti di uno strumento, di capire chi siete e cosa volete fare. Se l'obiettivo di fare musica è solo divertirsi, divertitevi con la musica. Se l'obiettivo di fare musica è il successo o niente, lasciate perdere. Se l'obiettivo di fare musica è esprimervi, scrivete con tranquillità, con impegno, sapendo che ci saranno naturalmente dei fallimenti, ci saranno delle difficoltà, ci saranno delle incomprensioni con chi vi ascolta, ma ci sarà anche sempre qualcuno che ha le orecchie adatte per ascoltarvi, e il cuore anche soprattutto per ascoltarvi. Grazie mille Bruno, io concluderei qui questa nostra intervista e nel farlo comunque ti auguro un grande in bocca al lupo per l'uscita del tuo nuovo disco. Grazie mille Flavia, grazie a te. Ma restate ancora qualche minuto con noi perché cambiando argomento guarderemo insieme l'intervento dell'onorevole Maurizio Dettore, senatore di Coraggio Italia, sulle elezioni amministrative e regionali calabresi. Siamo a Locri, siamo insieme all'onorevole Maurizio Dettore di Coraggio Italia. Ovviamente il giorno dopo le elezioni che hanno riguardato le amministrative in molti comuni d'Italia e anche in Calabria, chiedo un autorevole commento da parte sua. Beh, sicuramente già le regionali hanno dimostrato che Coraggio Italia ha non solo una consistenza elettorale, ma ha proposto un progetto per la Calabria che si innesta su quelle che sono le nostre proposte anche a livello nazionale. Le elezioni amministrative hanno dimostrato che le candidature come quella di Roberto Chiuto, le regionali, ma anche candidature che riguardano i comuni, sono quelle che vincenti quando rispondono alle liste di comunità, rispondono agli interessi dei territori e soprattutto quando si tratta di candidature che dialogano con tutta la società civile, con le imprese, con i cittadini. Quando le candidature sono invece candidature che in qualche modo si riconducono a posizioni anche nazionali, come quelle contro il Green Pass, Novax, sono posizioni che spesso non trovano il consenso elettorale. I cittadini in questo momento chiedono, dopo il periodo della pandemia e il post-Covid, risposte, soluzioni, sobrietà, serietà e certezza nelle condotte e nei comportamenti amministrativi. Purtroppo la stagione dei selfie è terminata. Ora bisogna ragionare anche a una ricomposizione del centrodestra molto importante. Roberto Chiuto ha dimostrato in Regione Calabria come sia possibile ricomporlo e quali sono le proposte che in un coordinamento con la politica nazionale, con il governo Draghi, possono portare a dei risultati. Purtroppo Cosenza, il candidato di Cosenza non è riuscito ad avere un risultato positivo del centrodestra, però è anche vero che il candidato del centrosinistra è un candidato che viene dall'area moderata, non è un candidato estremista, non lo era nemmeno quello di Caruso dalla parte del centrodestra, ma al di là di questo risultato ciò che conta è quello che siamo riusciti a fare in tante realtà comunali, con le regionali. Molte realtà comunali hanno dimostrato che c'è un consenso molto vasto per il centrodestra, per un centrodestra moderato e un centrodestra capace di portare soluzioni. Noi per esempio l'abbiamo fatto come Coraggio Italia e dato il nostro contributo. Su Siderno invece? Siderno, il risultato anche lì, io pensavo, tutti si pensava che la coalizione civica e più vicina al centrodestra potesse avere risultati migliori. Probabilmente nel ballottaggio la scelta dei cittadini è andata su chi forse ha dimostrato una maggiore concretezza amministrativa, credo a questo punto. Spiace dirlo, ma è così. Del resto la sovranità popolare vince il consenso. Ora però il sindaco, rispetto anche a ciò che è successo in campagna elettorale, perché ho visto contrasti e polemiche non coerenti con una campagna elettorale che deve essere di confronto più sereno, spero che anche il sindaco tenga presente che è il sindaco di tutti i cittadini, sicuramente lo farà. La cosa più importante è che finalmente anche a Siderno la democrazia sia tornata e la sovranità popolare a prendere il punto principale, cioè essere la
il motore dell'attività amministrativa. Per i pochi che non lo sapessero, l'onorevole Maurizio Dettore è di Locri, ma è stato eletto in Toscana nelle liste di Forza Italia, poi c'è stata, diciamo, questa formazione nuova, Coraggio Italia. Chiediamo qualcosa di più su questo partito che praticamente alle regionali ha ottenuto anche due seggi in consiglio regionale, quindi si è in attesa anche della composizione della giunta, probabilmente entrerete anche in giunta. Questo riguarda le prerogative del Presidente della Regione, dipende da Roberto Occhiuto se quale sarà la scelta, la composizione della Giunta, quindi noi rispettiamo soprattutto la posizione di Roberto e ciò che riterrà di fare. Noi siamo pronti e disponibili a dare il nostro contributo e a proporre anche dei nomi, li abbiamo, ne abbiamo tanti, li abbiamo dimostrato di avere una classe dirigente, anche se nuova, appena formata, che è capace di amministrare e che viene anche da esperienze di governo locale. E per quanto riguarda il progetto nazionale, noi siamo nati con un intento ben preciso, cioè quello di rispondere all'agenda Draghi. Ormai anche i ballottaggi, anche l'amministrazione hanno dimostrato che c'è una necessità molto forte nel Paese, quella di andare con il post-Covid, con il dopo pandemia, alla crescita del Paese, a soluzioni, a risultati che siano soprattutto date alla ragionevolezza delle condotte e da un rapporto con l'Europa che è fondamentale. Questo è l'agenda Draghi, cioè chiedere all'Europa, ma dare all'Europa anche risultati, riuscire noi a inserirci in una politica europea internazionale nella quale l'Italia è un paese protagonista. I provvedimenti che sta prendendo questo governo rispondono a questo criterio, la centralità dell'Italia sul piano internazionale ed europeo ora con Draghi è diventata fondamentale, penso che sia necessario far capire che questa relazione con l'Europa è anche delle regioni, anche la regione Calabria deve avere questo rapporto, Roberto Occhiuto per la capacità di interlocuzione che ha, per le competenze che ha e per i rapporti che ha anche su Roma, penso che possa su Roma e anche in Europa possa sicuramente essere importante per la nostra regione. Serve un maggiore radicamento comunque sul territorio, forse le sue visite in Calabria si sono intensificate anche per questo? Ci sono spesso, sì, poi c'è anche il mio collegio elettorale in Toscana, però vengo spesso anche perché in campagna elettorale ho avuto modo di riprendere tanti rapporti, ma lo faccio da tempo. In molti forse pensavano che io avessi meno conoscenze e rapporti sul territorio, sbagliavano, perché io ci vengo da molti anni, ci sono da molti anni in Calabria, in tutte le province, in particolare qui nella provincia di Reggio, nella Locride, ma non solo, e sto continuando a ricreare questi rapporti in vista appunto di una formazione della classe dirigente, ma lo faremo tutti quanti insieme ai consiglieri regionali, agli stessi candidati delle liste, faremo sicuramente un buon lavoro, ci stiamo radicando e poi, come dire, il vento nazionale mi sembra che ci aiuti molto in questo momento, la voglia di governare con ragionevolezza, come dicevo prima, con sobrietà, con serietà, sui problemi, sulle soluzioni e con l'agenda Draghi, penso che sia una, come dire, un'opzione vincente in questo momento, la stiamo riportando anche in Regione Calabria. La curiosità del cronista, come mai con tanti candidati qui a Locri non siete riusciti a individuare uno anche per il vostro partito? Ma noi eravamo disponibili a chiaramente anche a dare lo spazio a chiunque avesse condiviso il nostro progetto. Mi pare che le candidature qui si sono comportate più che bene, le candidature per esempio di Giovanni Calabrese, del sindaco e di Raffaele Sainato, Giovanni Calabrese in Fratelli d'Italia e il sindaco Sainato, il vice sindaco prima, ora è candidato di Forza Azzurri, Raffaele Sainato, mi sembra che abbiano fatto loro scelte, sono scelte politiche, ci mancherebbe. Noi non avevamo in contrario niente con le candidature, loro hanno fatto una scelta, un percorso e hanno avuto eccellenti risultati entrambi, si sono dimostrati persone che hanno un forte radicamento territoriale e vi posso solo complimentare, hanno un radicamento che l'hanno dimostrato nei voti, poi quel che conta sono i voti, penso però che il loro contributo sia a livello locale che a livello regionale non è terminato, sono figure importanti, così come quella del dottor Rulli pure che ha fatto un eccellente risultato sull'Ocri, restando qui a livello proprio del comune, sono tutte persone che sicuramente sulle quali è importante stabilire un dialogo, poi ognuno ha le sue appartenenze politiche, i suoi percorsi, ci mancherebbe, però credo che sia importante dialogare perché la Locride
Locri in particolare, ma l'intera Locride ha bisogno di un sistema, di sinergia. Deve essere la Locride unita negli intenti. Io ho visto che in provincia di Cosenza, da altre parti, questo è avvenuto. Questa unità di intenti, questo portare insieme istanze a livello regionale e nazionale è servito. Ci deve essere una filiera molto forte di amministratori locali, di sindaci, amministratori locali. Bisogna trovare questa, al di là delle appartenenze politiche. Ora a Siderno c'è la dottoressa Fragomeni, benissimo, qui abbiamo Giovanni Calabrese, ci sono altri sindaci, tutti i sindaci, al di là dell'appartenenza politica, e con molti sto parlando in questi giorni. Questi giorni ho parlato anche con sindaci che non sono di centrodestra. Credo che sia importante stabilire un dialogo, soprattutto per avere istanze comuni. Le istanze riguardano la sanità, quelle che riguardano le politiche sociali, quelle che riguardano il turismo, quelle che riguardano la necessità di crescita economica e imprenditoriale locale, perché c'è un gap importante in queste zone che deve essere colmato, il lavoro, sono tutti temi sui quali una sinergia tra gli amministratori e i sindaci farebbe ancora più forte la Locride. Questo penso che sia importante, è uno dei nostri obiettivi come Coraggio Italia. Non ci interessa andare a cercare i voti gridando, urlando o facendosi selfie, ma a noi interessa, io in questa campagna elettorale di selfie ne ho fatti pochi, sono stato più a contatto con gli amministratori locali, i sindaci, con i cittadini, con le imprese. Questo paga e penso che il nostro contributo può essere questo. Questa, la Locride ha bisogno di una rappresentanza importante. Già abbiamo due consiglieri regionali che sono stati eletti, quindi Salvatore Cirillo nelle liste di Coraggio Italia e di Caulonia, e poi abbiamo Crinò che è stato eletto in Forza Azzurri, quindi persone sicuramente di qualità, capaci, che hanno dimostrato di avere consenso. Ecco, si può fare filiera dal livello nazionale, il livello regionale, i sindaci, gli amministratori, se si fa sistema, si sta insieme, le istanze della Locride diventano più forti. Più importanti. Allora, in attesa poi chiaramente della proclamazione che riguarderà i consiglieri regionali, ancora si stanno effettuando i conteggi. Questo era un test importante, onorevole, anche per la composizione del nuovo collegio elettorale. Voi parlamentari seguivate con molto interesse, anche perché sono cambiati qui in Calabria. Sì. Da una sua lettura? Sì, mi pare che il centrodestra sia molto forte in questi territori, ci sono liste che hanno avuto risultati importanti, però non si può trasportare, no? Trasmigrare un risultato su un altro, le politiche sono un'altra cosa. Sicuramente c'è un vento importante, però anche a livello nazionale abbiamo visto che il centro-sinistra e il PD riescono ad avere, come dire, consensi significativi in città importanti come Roma, Torino, Milano, Napoli, cioè sono risultati che ci danno il senso e il che niente è scontato, perché poi conta la proposta politica, conta l'atteggiamento, i candidati, quindi anche a livello locale. È vero, il centrodestra è sicuramente dimostra una primazia in molti territori, in questi territori abbastanza netta, ma non vuol dire, bisogna essere sempre pronti a ricordarsi che non c'è niente di scontato in politica, e le elezioni politiche sono una cosa diversa dalle elezioni amministrative e regionali, quindi bisogna prepararsi anche su questi territori e soprattutto dire ai cittadini e far capire ai cittadini che le candidature non sono fatte solo per. Non è che si fanno le liste per fare liste taxi, dove uno entra, come è accaduto per alcune candidature in Calabria con alcune liste. Si entra nelle liste con un progetto, e quindi le candidature, anche con riguardo alle politiche, devono rispondere a un progetto ben chiaro. Cioè bisogna che l'elettore sappia, quando vota, quale progetto sta votando, qual è l'idea di Calabria, l'idea di Italia, quali sono i comportamenti e le condotte rispetto all'Europa. Coraggio Italia lo ha chiarito, per noi l'Europa è fondamentale, è essenziale. La filiera europea, nazionale, regionale diventa decisiva per ogni questione che riguarda la nostra regione e tutte le regioni italiane. Ecco, per noi questo, come dire, è una proposta chiara, e su questo penso che i candidati dovranno far comprendere qual è la loro posizione. Ricordiamo che l'onorevole Maurizio Dettore è ordinario di diritto privato presso l'Università di Firenze, un giorno la vedremo candidarsi anche qui in Calabria? No, ma non lo so, ma sono io in questo momento ho il mio collegio elettorale in Toscana e vivo anche in Calabria, vengo, per me è sempre
Però la sua attività parlamentare mi pare che anche ultimamente abbia fatto, sulla Logri può ricordare anche qualcosa, magari. Sì, sulla 106, sui porti turistici, noi ci sono anche su questi temi polemiche, ma noi ci sono, parliamo per gli atti governativi e gli atti parlamentari. Gli atti parlamentari, governativi e ministeriali dimostrano che quello che noi abbiamo chiesto a livello nazionale rispetto ad altri è stato seguito. Per esempio sulla 106 ci sono vari interventi, discussioni. Noi abbiamo chiesto chiaramente come forza di maggioranza interventi precisi sulla 106. Sono stati sbloccati 885 milioni di euro e il governo ha promesso, e il ministro Carfagna, ma previa concertazione con il ministro dell'economia, col MEF, hanno promesso ulteriori stanziamenti per 2 miliardi per la 106. Nella prossima legge di bilancio, con i provvedimenti che saranno adeguati a questa proposta. Quindi noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, sui porti turistici l'abbiamo fatto, c'è aperto un tavolo regionale al quale parteciperà, o chiudo, l'ha già detto che parteciperà a breve, con nel ministeri, con i dipartimenti delle infrastrutture, il tavolo che riguarda i porti turistici e la riqualificazione anche dei porti esistenti. Ce ne sono 30 in regione Calabria e ci sono 800 km di costa, e una dei volani del turismo sarebbe fondamentale anche per la Locride. Basta pensare a un potenziamento anche del porto di Roccella con riguardo alla possibilità di accogliere anche imbarcazioni di maggiore stazza e portata, per esempio anche imbarcazioni che superano i 30 metri, 40 metri, che portano ricchezza sui territori, portano risposte sui territori, possa essere Roccella, Tropea e anche altri porti turistici. Su questo noi siamo intervenuti, abbiamo impegni formali da parte del governo e stanziamenti già come quelli ad esempio sui porti turistici, sono 39 milioni più tra altri 39 milioni che sono stati liquidati. Ripeto, noi non facciamo discorsi e promesse, noi parliamo su atti concreti, quindi io mi sto occupando di questi temi, come è giusto occuparsi, come mi occupo di temi di livello nazionale, su tante questioni. Ora ci sarà la prossima legge di bilancio sulla quale la programmazione economica del Paese è importante, e noi svolgeremo un ruolo significativo anche per che la Calabria sia considerata come uno degli snodi fondamentali per la crescita del Paese. Noi abbiamo detto che se cresce la Calabria, cresce l'Italia. Per esempio, per quanto riguarda le rotte turistiche, lì la Calabria è fondamentale, perché diventa fondamentale tutto il traffico che arriva dall'Adriatico e quello che arriva dalla Grecia, dal Mare Egeo, e molto spesso si incanala nel stretto di Messina per andare verso la costiera amalfitana e la Sardegna. Non ha la possibilità, alcune imbarcazioni, soprattutto quelle più grandi, non hanno la possibilità di stazionare, di essere presenti, e bisogna creare le strutture, le infrastrutture necessarie a dare questa risposta, come le infrastrutture viarie. Non è possibile che la Calabria si pensi all'alta velocità e alla che l'autostrada che c'è sulla Tirrenica e non ci sia una viabilità altrettanto significativa ed importante per quanto riguarda la zona ionica. Su questo noi stiamo facendo battaglia, non è facile, bisogna interloquire col governo, bisogna confrontarsi con altre forze di maggioranza, però noi abbiamo messo questi temi, che sono temi che riguardano la Calabria, al centro della nostra attività politica. Facciamo su temi nazionali e poi su questi c'è stata condivisione da parte del capogruppo Marco Marin, del vice capogruppo vicario alla Camera Mugnai, perché è importante ricordare questo. Noi abbiamo un gruppo già costituito la Camera, cioè questo è importante, quindi noi partecipiamo alla conferenza del capogruppo, noi siamo forza di maggioranza nel governo Draghi e abbiamo anche una pattuglia importante di senatori, quindi noi siamo una forza politica nuova che però si sta innestando su un vento che mi sembra favorevole, perché il centro e l'agenda Draghi mi sembra che siano diventati, come dire, fondamentali per la crescita del Paese e per la prospettiva politica dei prossimi anni. Stiamo rubando qualche minuto in più all'onorevole Dettore, però due domande ancora e poi la lasceremo ai suoi molteplici impegni. E per quanto riguarda invece questo fenomeno dell'immigrazione, il porto di Roccella, ancora un altro sbarco questa notte, altri 300 migranti, e c'è l'oggettiva difficoltà anche per il comune di Roccella ora di poterli ospitare, insomma una soluzione va comunque individuata. Noi abbiamo già chiesto a livello parlamentare, io faccio parte della Commissione Affari Costituzionali, della Commissione Affari Costituzionali Interno e Presidenza del Consiglio, è la commissione che
alla diretta interlocuzione con il Ministero dell'Interno. Spesso abbiamo chiesto su questo non solo interventi, crediamo che ci sia la necessità, il Ministro Lamorgese su questo è stata più volte interrogata, di avere un piano molto chiaro che riguarda le regioni meridionali, in particolare Calabria e Sicilia, su quella che deve essere la risposta a questi fenomeni che sono assolutamente ormai rischiano di diventare incontrollabili. È chiaro che Roccella non può sopportare da solo, come altri porti, come succede in Sicilia e da altre parti, nelle isole, qualche, come dire, afflussi o flussi di questo tipo. Ci vuole un intervento sia sui territori e sulle coste della Libia e della Tunisia da cui partono queste imbarcazioni, ma poi bisogna anche intervenire sull'altre sponde, dalla parte della Turchia, okay, dove ci vuole un accordo che deve essere raggiunto, era stato raggiunto ma non è sufficiente. Una volta si pensava agli accordi, alla possibilità di fermare questi sbarchi dando, come dire, degli incentivi e degli interventi anche economici dai i luoghi di provenienza. Non è facile farlo, a volte queste sono idee che poi non si concretizzano, ma ci vuole un piano complessivo che deve essere europeo. Su questo il governo Draghi ha già chiesto di nuovo all'Europa, l'Europa si è impegnata anche nei fondi che arriveranno dall'Europa, c'è anche una parte relativa a questi interventi, dovremo farlo perché non è una questione solo che riguarda un porto o una situazione, ma è un sistema complessivo che deve essere affrontato. Un'ultima domanda, perché avete preso tra virgolette le distanze da Berlusconi con questo nuovo gruppo, Quagliariello, Toti, Dettore, insomma, se ci sono Brugnaro, sì, ci sono. Ma non è che abbiamo preso le distanze, io il Presidente anche di recente l'ho sentito, nessuno ha preso le distanze, noi non abbiamo un nemico, okay? Noi semplicemente abbiamo detto rispetto a Forza Italia che crediamo che una formazione che sia fortemente legata all'agenda Draghi deve chiaramente muoversi in una prospettiva europea e far capire nel centrodestra che questo è l'obiettivo. Su questo noi, quando c'è stata l'idea che c'era una federazione fra Forza Italia e la Lega, molti di noi non erano d'accordo, perché riteniamo che siano identità diverse. In questi giorni Berlusconi mi pare stia dicendo le stesse cose che noi abbiamo detto, è uscito dicendo che la prospettiva europea, l'agenda Draghi e le soluzioni sono il futuro, certo, le certezze sulla sanità, sulla crescita economica che questo governo sta dando e nel quale chiaramente il Presidente Berlusconi si riconosce. Su questi temi dialoghiamo perfettamente, non c'è nessun contrasto, l'avevamo detto, noi non credevamo alla fusione o all'accorpamento con la Lega, non credo che fosse, vuol dire, una posizione politica. Noi riteniamo che l'identità, per esempio anche al sud, mi sembra che l'identità più profonda della nostra regione sia moderata, sia volta a un rapporto che la Calabria sia centrale nel panorama nazionale ed europeo. E quindi noi ritenevamo, e questo anche per altre regioni, ragioni, che non ci potesse essere una fusione in un unico partito insieme alla Lega. Con tutto il rispetto degli amici della Lega, nel quale c'è un dialogo continuativo, sono posizioni diverse, questa è la forza del centrodestra. Mi sembra che Berlusconi, anche questi giorni, in queste ore, sia, vuol dire, venendo molto di più su queste tesi. C'è chi parla di sovranisti, non sovranisti, populisti, non è questo il tema, populismi, sovranismi. Il tema è, ripeto, l'agenda Draghi, il progetto europeo e la collocazione dell'Italia in questo scenario internazionale. E mi pare semplice, nessun contrasto con il Presidente Berlusconi, semplicemente opinioni diverse, ma mi sembra che ora Forza Italia e Berlusconi stiano ricalcando questo percorso nel quale c'è possibilità ulteriore di dialogo. Bene, noi ringraziamo l'onorevole Maurizio Dettore, abbiamo affrontato tanti temi e ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito in questo momento sulla nostra emittente e continui, onorevole, a mantenere alto il nome della Calabria, seppur eletto in Toscana, però continui con questa sua attività parlamentare a beneficio dei nostri territori. Sempre, io l'ho sempre fatto, non dimentico la mia origine, l'ho sempre detto, eletto sì in Toscana dopo tanti anni, ma continuo ad avere rapporti e relazioni con il territorio, con la Calabria, con Locri, con la mia Locri, perché è la mia città, considero Locri la mia città di origine. Poi nella vita uno, come tanti altri, sono andato fuori per fare la mia attività professionale, la mia attività di studio, ma certamente non dimentico la Calabria, tanto meno Locri. Da
Da Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.